andati a dentro la notizia, la nostra rassegna stampa quotidiana, come sempre andremo a vedere quelli che sono gli argomenti principali riportati sui quotidiani locali di eh, oggi, sia quelli su carta stampata che quelli eh, telematici nella nostra seconda parte. Andiamo subito a vedere allora quali eh, quali sono i titoli eh, dei quotidiani locali, si parla di cronaca e ancora della vicenda HCS, questi appunto i temi diciamo più importanti che vengono riportati eh, sui giornali di oggi, sui due maggiori quotidiani locali, la provincia e il Messaggero. Cominciamo con la provincia, che titola appunto sulla cronaca è questa operazione Station Drug. Questo il titolo oh, per il quotidiano eh, La Provincia: 9 eh, arresti, questo appunto. È quanto scrive la provincia. Sgominata dai carabinieri, una banda dedita allo spaccio di droga operante alla Dispoli, quattro in carcere, due ai domiciliari e due con obbligo di dimora. preso anche un romano. Questo è il titolo del quotidiano la provincia. Possiamo andare a vedere appunto questo titolo anche nella pagina interna. La stazione di La Dispoli, centro dello smercio. Questo è quanto scrive appunto la provincia. Operazione Station Drugs. Dai carabinieri Banda dello Spaccio, indagini avviate due anni fa dopo un presunto omicidio. Quattro in carcere, due ai domiciliari e, e, e due con obbligo di dimora. Un romano arrestato nella notte, sorpreso con eh, 50 grammi di eh, cocaina. Questo è appunto il eh, titolo eh, per quel che riguarda eh, la pagina. Eh, interna del eh, quotidiano La Provincia, eh, un eh, titolo che mh, troviamo anche nella pagina del Messaggero, anche se naturalmente nella pagina eh, del, eh, del comprensorio dell'area metropolitana, dopo che c'è stata appunto questa conferenza stampa ieri da parte eh, dei carabinieri della compagnia di Civitavecchia che hanno appunto coordinato questa operazione, a sua volta coordinata dalla Procura di eh, Civitavecchia, in particolare dal sostituto procuratore Margherita Pinto. Ma andiamo a vedere appunto il servizio su questo argomento. Sgominata banda dello spaccio che si sviluppava nella piazza di fronte alla stazione ferroviaria di Ladispoli. All'alba, blitz di 30 carabinieri nella città balneare, dove sono state eseguite 8 misure di custodia cautelare nei confronti di altrettanti soggetti del posto. Un altro, invece, MP di 40 anni, residente a Roma nel quartiere Casalotti, è stato arrestato nella notte dopo essere stato sorpreso con 50 grammi di cocaina. Quest'ultimo è ritenuto il fornitore della droga agli spacciatori di Ladispoli, i quali si scambiavano degli SM

di 24 anni e D.B. di 34. Tutti gli arrestati avevano precedenti penali per reati legati alla detenzione e al commercio di sostanze stupefacenti. Il giro di droga tra ascisce e cocaina, secondo quanto accertato dagli inquirenti, era piuttosto ampio e riforniva sostanzialmente tutti gli assuntori della città e delle zone limitrofe. L'operazione Station Rack, condotta dai militari di Civitavecchia e coordinata dal sostituto procuratore Margherita Pinto, è scaturita al termine di due anni di indagini vieta a seguito di un presunto caso di omicidio a Cervetri l'indagine ha avuto origine infatti il 19 luglio del 2011 quando i militari del nord della compagnia di Civitavecchia sono intervenuti a Cervetri in via Alfani località Campo di Mare dove all'interno di un villino è stato rinvenuto il cadavere di AV 47enne con evidenti segni di escoriazioni al capo e tumefazioni al tronco e agli arti superiori. Subito sono stati analizzati i tabulati del traffico telefonico dell'utenza del deceduto e attivate le intercettazioni Telefoniche delle utenze contattate più frequentemente dal 47enne. Dai dati è emerso che il 47enne era stato vittima alcuni giorni prima, il 16 luglio del 2011, di un'aggressione avvenuta alla Dispoli presso la stazione ferroviaria per mano del giovane Vuale, suo iniziali di 26 anni tra gli arrestati, spalleggiato da un'altra persona non identificata. Dagli accertamenti autoptici sul cadavere è stato comunque escluso che il decesso potesse essere riconducibile alle lesioni infertili dall'aggressore, indagato comunque anche per il reato di lesioni personali aggravate. L'autopsia evidenziò infatti la presenza di estese fratture cranico-facciali, nonché il fatto che l'uomo aveva assunto una massiccia dose di sostanze stupefacenti. Dalla prosecuzione delle attività i carabinieri hanno quindi accertato, mediante servizi di osservazione, controllo, pedinamenti e il sequestro di modiche quantità di droga, come e cocaina, un fiorente spaccio di stupefacenti nella piazza di La Dispoli. La droga approvvigionata a Roma veniva poi smerciata, in particolare nei pressi della locale stazione ferroviaria. Concluse l'attività concordando con i gravi indizi raccolti, il GIP Roberto Nespega ha quindi richiesto le ordinanze di custodia cautelare. Questa è dunque il, nel dettaglio oh, tutta l'operazione dei carabinieri Station Drug, che appunto, come detto, ha portato a nove persone agli arresti tra uh, persone detenute in carcere e altri agli arresti domiciliari e con obbligo di uh, dimora. Andiamo a vedere comunque le altre notizie di cronaca che troviamo appunto sui giornali quest'oggi, ad esempio sulla uh, pagina del uh, quotidiano La Provincia, troviamo questo nuovo furto avvenuto a, a Boccelle, ladri in azione in una villetta, questo è quanto scrive la provincia, il colpo messo a segno in pieno giorno, possiamo andare a vedere questa notizia anche nella pagina eh, interna, mm, eccolo qua, ladri in a, a boccelle, questo appunto il titolo, presa di mira eh, un'abitazione, questo è quanto scrive il eh, quotidiano La Provincia su questo oh, argomento. Poi c'è un'altra notizia, sempre per quel che riguarda la cronaca, perché eh, c'è anche eh, questo amianto rimosso a San Gordiano, un'altra eh, un vicenda eh, che eh, appunto vede protagonista eh, l'amianto. Purtroppo lo possiamo andare a vedere anche questo il titolo nella pagina, eh, nella pagina interna. Eccolo qua: eh, rimosso l'Eternit. Via del Casaletto Rosso bonificato un capannone a San Gordiano contenente amianto, soddisfatto Luigi D'Amico eh, dell'Associazione Italia eh, Nuova. Notizia questa che troviamo anche all'interno della pagina del eh, Messaggero. Eccola qua, infatti Casaletto Rosso bonificato il eh, capannone in amianto, questo è il titolo del quotidiano Il Messaggero e il caso che appunto viene portato eh, all'attenzione. ma eh, il messaggero apre con eh, un'altra notizia che è quella. Eh, che dicevo è, è l'altra notizia che mh, si trova in primo piano su tutti i giornali anche quest'oggi, ovvero la vicenda eh, HCS. Possiamo andare a vedere infatti il titolo principale per quel che riguarda il messaggero, eccolo qua: Bus e rifiuti, rischio, paralisi. Questo il titolo. Argo e Città Pulita non hanno più i soldi per riparare i mezzi né per acquistarne di nuovi. Il Tribunale intanto concede agli quiteratori 60 giorni di proroga per definire il futuro di. HCS, questo è quanto scrive il quotidiano Il eh, Messaggero. Possiamo andare a vedere appunto questo argomento eh, nella pagina del quotidiano La Provincia. Eccolo qua: HCS, il tribunale concede la proroga, questo è il titolo, il Delegato Santori intanto interviene sulla situazione critica di Argo e Città Pulita, i liquidatori intanto avranno 60 giorni di tempo appunto per presentare un piano di risanamento. Possiamo andare a vedere questo titolo anche nella pagina interna con il titolo appunto HCS concessa la proroga ai liquidatori, il Delegato Emiliano Santori dice i servizi di Argo e Città Pulita sono al limite, il Tribunale ha dato comunque 60 giorni di tempo per la presentazione del piano di eh, risanamento. Una situazione che dunque giorno dopo giorno è sempre in evoluzione, si va facendo sempre più critica per quello che riguarda, soprattutto, come abbiamo visto, la eh, situazione di Argo, la società del trasporto pubblico e di città pulita, quella invece dei rifiuti. Eh, vediamolo ancora meglio nel dettaglio con questo nostro servizio. Concessa questa mattina dal Tribunale di Civitavecchia la proroga di 60 giorni per la presentazione del piano di risanamento della holding da parte dei liquidatori. E già da questa mattina il delegato alle partecipate, Emiliano Santori, sta studiando insieme all'assessore alle finanze Giorgio Venanzi e alla ragioneria del Comune il modo per poter pagare ai dipendenti di HCS quella parte di cassa integrazione che fino a ieri pagava l'Inps. Nei giorni scorsi, ha spiegato Santori, è arrivata una circolare dell'Inps in cui si comunicava che, a causa del cambiamento di alcune regole, non avrebbe più anticipato la cassa integrazione, ma preoccupare non è solo questo: a giorni, infatti, potrebbero verificarsi ulteriori problemi per i dipendenti e per i cittadini. Il servizio di trasporto pubblico locale e quello della Corta Rifiuti sono seriamente a rischio. Gli amministratori di Argo e Città Pulita, ha dichiarato Santori, mi hanno comunicato che i servizi sono al limite del blocco. Tutta colpa di quegli autobus vetusti che consumano un litro di benzina al chilometro e dei compattatori, due guasti. L'Officina, che fino a oggi si occupava della manutenzione, ha aggiunto, non vuole più occuparsene, almeno fino a quando non salderemo i crediti che vantano nei nostri confronti. Inoltre sono scadute le rate dei due compattatori che abbiamo noleggiato e se non riusciremo a trovare i soldi per pagare ce li toglieranno. E anche se il comune, grazie al lavoro effettuato dall'assessore Sergio Serpente e dall'assessore Venanzi, avrebbe i soldi per permettere l'acquisto di nuovi mezzi, questi non possono essere dati a una società in liquidazione per effettuare investimenti, perché sarebbero usati per pagare i creditori. Impossibile poi pensare di usarli per noleggiare nuovi mezzi, siano essi compattatori o autobus, perché non possono essere usati per la spesa corrente. Intanto sarà convocata entro la fine della settimana una commissione bilancio e partecipate fiume, questo il risultato della riunione di maggioranza di ieri sera che, dopo il blitz dei lavoratori di Città Pulita, si è trasformata in un mero incontro interlocutorio. Due i motivi dello spostamento della discussione su HCS in commissione, dare la possibilità anche alla minoranza di prendere visione dei numeri e far sì che ogni dichiarazione da parte degli amministratori comunali, ha detto Santori, sia messa al verbale. È ora che tutti si assumano la responsabilità di quanto decidono di dichiarare. Dal lavoro delle commissioni dovrà essere partorito un ordine del giorno e un atto di indirizzo. Questa dunque la situazione per quello che riguarda HCS si va facendo sempre più delicata, come eh, dicevamo, ma delicata è anche la situazione della sanità al locale con eh, l'ospedale eh, San Paolo dove mancano gli infermieri, questo infatti il titolo per il quotidiano. Eh, la provincia, eh, mancano oh, gli infermieri San Paolo al Collasso, questo è quanto scrive il quotidiano la provincia, la denuncia arriva dalla CGL Funzione Pubblica che analizza le condizioni del nuovo oh, pronto soccorso. Notizia che troviamo anche nella pagina interna del quotidiano eh, La Provincia con il titolo appunto Ospedale San Paolo vicino al collasso. Il grido d'allarme viene lanciato dalla CGL Funzione Pubblica. Il sindacato interviene sulle condizioni di lavoro del pronto soccorso. A causa della struttura architettonica dei nuovi locali servono, servono almeno altri 5-6 unità infermieristiche. Questo eh, è appunto quanto scrive ancora il quotidiano la provincia su questo, uh, su questo argomento. Argomento che però troviamo anche nella pagina de, el, del Messaggero, lo possiamo infatti andare a vedere eh, con questo eh, titolo. Pochi infermieri, ospedale in crisi, denuncia della CGL, eh, funzione eh, pubblica. Questo è quanto scrive il quotidiano eh, Il Messaggero. Poi c'è anche eh, una. Ehm, eh, una ampia pagina dedicata alla eh, cultura, per esempio, troviamo su eh, sempre sul Messaggero questo titolo eh, su viaggiare in rete, perché ieri appunto c'è stata la prima lezione sui minori eh, violati, questo il titolo scelto anche dal quotidiano Il Messaggero, l'aula Pucci 400 studenti per l'apertura del progetto dedicato alle eh, superiori, naturalmente alla scuola eh, superiore. Eh, notizia questa che troviamo ehm, eh, anche eh, nella pagina del quotidiano eh, la provincia, ma eh, c'è anche un'altra notizia, eh, sempre sul Messaggero, che riguarda la scuola: ed è questo intervento all'ITIS eh, Marconi, eh, dove mh, 20 scivoli sono stati piazzati al posto delle barriere architettoniche, una iniziativa. Eh, bella quella ieri al eh, Marconi, anche qui troviamo la notizia sulla pagina del quotidiano eh, La Provincia. Eccola qua ah, con l'Istituto Marconi dove arrivano le rampe per eh, i eh, diversamente abili, grazie al contributo della Provincia eh, di Roma. Notizia che troviamo naturalmente anche nella pagina eh, interna, eh, con. Eh, con appunto eh, il eh, titolo su eh, questa eh, iniziativa eh, alla scuola eh, Marconi non riesco a trovarla adesso nella pagina interna ma insomma eh, comunque c'è appunto ah eccola qua nuovo look per il Marconi eh, questo appunto il titolo all'istituto arrivano le rampe dei veri diversamente abili e le luci nel parcheggio esterno questo appunto è quanto scrive eh, il quotidiano la provincia nella pagina eh, interna. Ieri comunque eravamo presenti anche con le nostre telecamere eh, a questa eh, inaugurazione di questo abbattimento delle barriere architettoniche all'Istituto Marconi. Andiamo a vedere eh, che cosa ci ha detto eh, l'assessore provinciale Rita Stella, nonché delegata al Comune per eh, la scuola. Vediamo. Diciamo che come amministrazione comunale siamo molto soddisfatti perché, nonostante in questo periodo di interregno, provinciale, l'amministrazione provinciale non c'è, però diciamo che le, eh, le scuole si sono rivolte all'amministrazione comunale e noi abbiamo sostenuto questa richiesta e l'ufficio tecnico della provincia di Roma ha riconosciuto che c'era una priorità. Dare la possibilità a tutti i ragazzi, soprattutto quei portatori di handicap, di fruire dell'istituto scolastico è fondamentale. Ormai ci sono le leggi. Che che con tante battaglie abbiamo ehm, vinto questa, questa battaglia nell'inserimento dei ragazzi portatori di handicap. Quindi, dobbiamo dargli una scuola che sia sicura, una scuola che sia alla loro portata, una scuola che gli permetta di eh, potersi formare, e di poter eh, quindi eh, evolversi e, e crescere. Ci sono altre scuole che hanno questa urgenza di ri riadattarsi alla legge sulla disabilità? Ma per quanto riguarda le scuole superiori, mh, credo che non ci siano perché sono tutti dotati di ascensori. Forse eh, dovremmo fare adesso una disamina sulle scuole di, dell'obbligo, ma anche lì credo che ci siano poche, eh, poche mh, diciamo, mh, situazioni eh, gravi. Ecco. Non ci sono gravi situazioni, almeno ad ora non mi sono state segnalate dai dirigenti scolastici. C'è un impegno da parte dell'amministrazione di star vicino alla scuola, al mondo della scuola? Diciamo, in genere. Assolutamente sì, in questo momento così di difficoltà dove i tagli si sono fatti sentire soprattutto nel mondo della formazione della scuola, dove invece un paese che si reputa all'avanguardia dovrebbe investire sulla scuola perché appunto è un investimento per il futuro dei nostri giovani e del nostro paese. Questa dunque è l'opinione del, del delegato al Comune per la scuola Rita Stella che ieri appunto ha partecipato a questa iniziativa di abbattimento delle barriere architettoniche all'Istituto eh, Marconi. Restiamo sempre nell'ambito della uh, cultura perché ad esempio c'è questo titolo ancora sulla pagina del quotidiano uh, La Provincia. Peer Education si avvia alla uh, conclusione. Questo è appunto il titolo scelto dal quotidiano. Dal quotidiano La Provincia possiamo anche qui andare a vedere appunto eh, il eh, titolo nella pagina interna: eh, eccolo qua: Peer Education, il progetto. Eh, giunge al termine per quello che riguarda la uh, comunità uh, Mondo Nuovo. Anche su questo argomento ieri era ospite eh, nei nostri studi il fondatore della comunità Mondo Nuovo Alessandro Diottasi. Lo abbiamo intervistato, vediamo che cosa ci ha detto. Peer Education, un progetto curato dal dalla Presenza del Consiglio dei Ministri del Dipartimento per la Gioventù che vede ancora una volta la comunità Mondo Nuovo protagonista. Ne parliamo con uh, Sandro Ghiottasi. È un progetto che ha dato un sacco di soddisfazioni, la cui conclusione ce l'abbiamo il 7 di marzo alle 8.30 presso lo Sporting in Rivare al Porticciolo, alla presenza di autorità, alla presenza di molti studenti che sono quelli che più ci hanno colpito, perché noi dovevamo garantire una presenza massima di 200, 200 studenti no? in tutti questi due anni, ne sono venuti più di 2.000, pensate. E la cosa bella è che eh, in questa nostra intuizione di aprire le porte della comunità ai ragazzi, eh, in questo interscambio esperienziale che c'è stato ambo le parti, sono uscite fuori cose stupende di pensiero profondo dei ragazzi, di comprensione, di solidarietà, di dolcezza eh, addirittura, che eh, ci fa capire l'importanza di poter saperli ascoltare, questi ragazzi. Perché poi, eh, lo dicevo stamattina da un'altra parte, la cosa che più mi fa male a me personalmente è che eh, gli anziani non sono più in grado di saper trasmettere, molti degli anziani non sono più in grado di saper trasmettere processi educativi credibili. Ed accettabili. Sono invece capaci a farli i giovani. Quindi allora io mi auguro che vengano parecchi studenti per, per il 7, così come mi auguro che i presidi, gli, gli insegnanti, eh, i leader del tempo libero dei giovani sappiano saper cogliere eh, nel più profondo l'importanza che hanno i ragazzi nel saper indirizzare altri ragazzi in atteggiamenti e comportamenti positivi, no? costruttivi che vadano molto al di là dei processi della tossicodipendenza di cui anche Civita Vecchia no, deve cominciare necessariamente a fare una profonda riflessione perché questo problema c'è ed è molto presente anche nelle scuole. Torniamo per Education, un progetto raccolto in un libro, dove è possibile sì. trovarlo? Questo libro no, intanto non si compra, sono i risultati del, dello sforzo, del lavoro congiunto che hanno fatto questi ragazzi, i nostri terapeuti, la nostra gente, i nostri ragazzi, d'accordo, con dei significativi lavori che sicuramente farà piacere un po', eh, anche per conoscerlo farà piacere sicuramente averlo. Si può tranquillamente eh, ordinare attraverso il nostro sito su Facebook oppure venire in sede e eh, verrà, verrà dato senza problemi. Oh, mi raccomando, io aspetto soprattutto i giovani il 7 mattina alle 8 e mezza. Questo dunque è l'appuntamento che è stato eh, appunto fornito dal presidente o meglio dal fondatore della comunità Mondo Nuovo per questa, eh, per questa iniziativa dal titolo Peer Education eh, che come avete visto ha anche un eh, libro. Vediamo invece ancora nell'ambito eh, nell eh, delle notizie che riguardano la cultura e lo spettacolo una cosa molto più leggera naturalmente perché si parla di Harlem Shake, ovvero di questo ritmo che contagia anche i civitavecchiesi, questo è il titolo sul web, un video divertente, questa è la notizia che troviamo appunto sulla pagina del quotidiano La Provincia. Anche all'interno troviamo questo, tipo, questo titolo: Spopola Harlem Shake, questo eh, appunto è quanto scrive il quotidiano, ehm, il quotidiano oh, la provincia ha realizzato una versione made in Civitavecchia perché arriva anche in città appunto questo famoso ballo che sta invadendo il eh, web si può vedere su eh, Youtube se siete curiosi naturalmente andatevelo a, a, a guardare mm, andiamo avanti appunto con le altre notizie per, per quello che riguarda eh, ad esempio il messaggero troviamo questa notizia che riguarda eh, una eh, cagnetta che, fugge, che sfugge alla strada. C'è stato un salvataggio da parte eh, dell'ASL eh, veterinaria eh, di questa eh, cagnetta che appunto era, era fuggita sulla strada. C'è stato questo salvataggio, notizia insomma eh, curiosa per quello che riguarda il eh, quotidiano Il Messaggero. E eh, sul Messaggero invece troviamo anche questa notizia che riguarda invece il. Comprensorio, ovvero Santa Marinella, possiamo andarla a vedere perché a Santa Marinella, ad esempio, scrive il Messaggero, c'è questo pericolo per gli stipendi degli operai della Gesam, l'impresa appaltatrice della nettezza urbana. Lamenta crediti con il comune, ma per il PD sarebbe in ritardo con il pagamento dei contributi ai dipendenti. Questo appunto è quanto scrive il quotidiano Il Messaggero. Sulla provincia invece troviamo. Eh, sempre per ciò che concerne le notizie che arrivano dal comprensorio, quest'altra notizia che parla invece del centro anziani perché a Via dei Fiori appunto è salvo il centro anziani questo è il titolo, l'intervento della giunta bacheca dopo le numerose proteste l'assessore Bianchi dice abbiamo ritenuto utile contribuire economicamente possiamo andare a vedere questa notizia anche nella pagina interna eccolo qua, titolo a tutta pagina, salvo il centro anziani di Via dei Fiori questo è quanto scrive il quotidiano la provincia Santa Marinella, la giunta bacheca si è rimboccata le maniche dopo le numerose proteste dei nonni della città, l'assessore Venanzio Bianchi dice "Abbiamo deciso di contribuire al pagamento eh, dell'affitto dei locali con l'emissione di denaro che va direttamente al presidente del centro, il quale poi girerà il contributo al titolare della palazzina". Questo eh, è quanto scrive il quotidiano La Provincia su questo argomento del centro anziani che in effetti aveva fatto discutere molto nella cittadina tigrenica nei giorni scorsi, adesso appunto, a quanto pare l'amministrazione Comunale ha trovato la uh, soluzione per non far chiudere questo centro anziani. Mi fermo qui per quello che riguarda la prima parte della nostra rassegna stampa dedicata alla carta stampata. Nella seconda, come sempre, andremo a vedere i titoli principali sulle homepage dei eh, giornali telematici. Ci dedicheremo naturalmente anche a quelli nazionali nell'ultima parte ed approfondiremo come sempre una notizia, una delle più importanti riportate quest'oggi sui giornali. Piccolo spazio pubblicitario, poi ci ritroviamo subito dopo. Restate con noi.